24 febbraio 2022, qui Svegliati Avvocatura e stiamo per partire. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Ore 9, 24 febbraio 2022. Qui Svegliati Avvocatura, io Milena Miranda dagli studi virtuali di Napoli e in regia Ornella Sala, preziosissima, che come sempre ci sopporta e ci sopporta, perché ci supporta e ci sopporta, insomma, non si sa cosa di più, insomma, nel nostro caso. Oggi sono io in conduzione e parliamo di questioni che riguardano condomini, immobili, eccetera eccetera, e abbiamo due interviste, entrambe curate dal nostro Angelo Marzo, l'una all'avvocato Michele Zuppardi, niente IMU se l'immobile è occupato abusivamente, e l'altra all'avvocato Rosario Dolce. Il depuratore non funziona e il canone non dovuto a Carini, Capaci e Isola delle Femmine, che è il caso di specie trattato. Ma quando si tratta di un depuratore che non funziona, vediamo bene questa intervista, perché sicuramente ci saranno analogie anche con altri casi che non siano, diciamo, in quella zona determinata d'Italia che viene ricordata sempre per la strage purtroppo a Falcone, ma che vi assicuro è una zona stupenda, bellissima, dove sia Isola delle Femmine, Carini e Capaci sono posti assolutamente di una bellezza straordinaria in Sicilia. Ora io direi di partire subito, appunto, con l'intervista all'avvocato Michele Zuppardi sull'IMU. L'IMU non è dovuta se l'immobile è occupato abusivamente. Ascoltiamolo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno all'amico e collega Michele Zuppardi. Buongiorno a te, Angelo. Michele, si stanno aprendo, veramente si erano già aperti, degli squarci sul pagamento dell'IMU e la possibilità di non pagarla perché l'immobile è occupato abusivamente. Le commissioni tributarie, in questa particolare circostanza quella toscana, dice che l'IMU non è dovuta e che pertanto andranno restituite anche le somme già versate. Di contrario avviso è stata invece diverso qualche tempo fa, ma nemmeno tanto lontano, la Corte di Cassazione. Che succede a proposito di questo? Succede una cosa simpaticissima: no Martini, no parti, significa niente garanzia del diritto di proprietà, niente pagamento dell'IMU. Cosa dice la Commissione Tributaria Toscana? Dice, ma lo dice qualche giorno fa, il 19 gennaio, dice che se la polizia non fa sgomberare gli immobili abusivi, perché il comune chiede soldi? Quindi, siccome le forze di polizia dovrebbero attivarsi per tutelare il diritto di proprietà degli immobili occupati abusivamente, l'ente civico, qualora ciò non avvenga, non solo è privato del titolo per richiedere il pagamento dell'imposta, ma è anche tenuto a rimborsare le somme versate dal contribuente. Quindi si crea un collegamento con questa sentenza, no? Fra quello che deve garantire lo Stato e quello che può esigere il Comune. Quindi il nesso è il collegamento con le dichiarazioni degli organi di polizia, attraverso le quali poter verificare l'impossibilità di sgomberare l'immobile, quindi di entrare in possesso della proprietà. Mi spiego.
Si tratta di una coesistenza, per così dire, di animus e corpus in ordine all'evento lesivo, perché ciò punta il dito contro l'incapacità statale di proteggere i beni individuali. Quindi se gli organi di polizia si astengono addirittura dal difendere il diritto di proprietà, no? Diciamo, il comune, no, non ha, il comune non può chiedere il pagamento dell'IMU perché il diciamo, proprietario dell'immobile è privo di tutela senza possesso. Perché è importante questa sentenza? Praticamente dice la Commissione Tributaria Regionale Toscana: in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori, il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi. Quindi le regole costituzionali inquadrano il proprietario dell'immobile occupato abusivamente come non effettivamente titolare di alcuna capacità economica. E quindi lo Stato, no, lo Stato, il Comune nel caso, se non c'è capacità economica perché è spossessato dello ius possidendi, perché ti devo pagare l'imposta? Quindi questa è, diciamo, la novità dei giorni scorsi. Parliamo della sentenza numero 67 dello scorso 19 gennaio. Cosa è accaduto? È accaduto praticamente un richiamo espresso all'articolo 53 della nostra Costituzione, dove è sancito che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Quindi capacità contributiva non ce n'è perché io non ho la possibilità di avere l'immobile, perché non c'è la possibilità di possederlo, perché lo Stato se ne frega e quindi non mi fa fare, diciamo, non me lo fa liberare e quindi è il cane che si morde la coda. Dov'è la critica? La Corte di Cassazione soltanto qualche mese fa, 25 ottobre 2021, quindi recentissimo, dice un'altra cosa. E questo è veramente il punto critico. Dice: per individuare il soggetto passivo dell'imposta conta la titolarità del diritto di proprietà ed è irrilevante un eventuale contenzioso che abbia oggetto l'occupazione abusiva da parte di chi rivendichi altre pretese, come che ti devo dire, no, global, cioè che se ne vanno a prendersi le case degli altri. Ma la cosa ancora più grave, dice la Cassazione, che è: non priva il proprietario del possesso del bene neppure la requisizione. Quindi capisci bene che qua ci sta proprio da capire, ma il diritto di proprietà allora esiste, non esiste? Cioè, se mi requisiscono l'immobile, io non ne ho il possesso, giusto? Certo. E allora il collegamento con le tasse, cioè con la capacità contributiva, dove lo appoggio? Ora, noi ci troviamo, caro Angelo, in una situazione particolarissima, perché la Cassazione ha detto queste cose soltanto lo scorso 25 ottobre, ma già molto prima, quindi nel 2019, quindi 2 anni prima, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia aveva detto sostanzialmente le stesse cose che dice oggi un'altra volta la Commissione Tributaria Toscana. Quindi c'è stata la Lombardia che pensava come ciò che oggi dice la Toscana. Poi la Cassazione ha detto no, addirittura anche se è requisito contro la tua titolarità, cioè io al catasto, al comune sono proprietario, ma non posso possederlo. Quindi questa differenza fra proprietà e possesso ce la portiamo avanti già dal 2019. Quindi speriamo che intervengano la Lombardia poi aveva pensato la stessa cosa. Non si paga l'IMU, dice la Regione Lombardia. La Cassazione dopo 2 anni dice no, non ce ne frega niente, devi pagare lo stesso. E adesso torna ancora la Commissione Tributaria Regionale Toscana. Che scusa la provocazione, vorrei sapere se poi i mafiosi ai quali è stato requisito pagano l'IMU. Allora, la gravità è questa. Si fa tanto un gran casino sull'IMU, no? Si dice prima casa, seconda casa, eccetera. Ma richiamando a che cosa? Richiamando all'utilizzo, no? Perché noi abbiamo ragionato sempre in termini di io ti libero dall'IMU se c'è la prima casa o se c'è la seconda me la paghi. Ma tutto è legato, tutto sommato, se ci pensi bene, proprio alla capacità di utilizzazione di quella casa e quindi alla capacità contributiva. Come fa a dire oggi la Corte di Cassazione che diciamo, non priva il proprietario del possesso del bene neppure la requisizione? Cioè, questa è una cosa che secondo me andrebbe molto molto approfondita.
Quindi, mentre prende sempre più corpo la convinzione che il presupposto fondamentale per l'assoggettamento alla tassazione IMU si identifichi con l'effettivo possesso dell'immobile, e questo lo dicono le commissioni tributarie già dal 2019, no? Vogliamo capire, ma indipendentemente dall'auspicabile maggiore approfondimento, perché naturalmente la commissione tributaria è commissione tributaria e la Cassazione è la Cassazione, ma quando capiremo veramente questa misteriosa compatibilità fra requisizione e possesso del bene? Come può essere compatibile il possesso del bene con la requisizione? E questo è il vero problema. Quindi tutto ruota intorno all'applicazione dell'articolo 53 della Costituzione, e quindi ne vedremo delle belle. Perché se l'orientamento delle commissioni tributarie è quello che ti ho detto, è chiaro che la Cassazione dovrà esprimersi prima o poi diversamente, oppure dovremo capire se hanno preso in ammaglio i giudici tributari, giusto? E certo. Questo è. Quindi la riflessione è importante proprio perché da una parte, no, diciamo, il giudice di legittimità supremo parla di, diciamo, requisizione uguale possesso, e questo mi sembra una cosa strana, rimandando tutto al titolo del diritto di proprietà. Quindi mi rubano le case, mi rubano i terreni, ma io pago le tasse. E vabbè, e tu Stato che cosa fai? Quindi se ci sono, se il diritto, ecco, la conclusione è questa: se il diritto alla proprietà è costituzionalmente garantito, perché nella stessa Costituzione si parla di capacità contributiva, no? Effettiva, quindi possesso uguale capacità contributiva, e poi si ignora la tutela stessa del possesso, magari degli organi di polizia? Ecco perché la Commissione Tributaria Regionale Toscana ha fatto proprio questo paragone e ha tirato dentro in ballo proprio la polizia, gli organi di polizia. Perché tutto passa attraverso la tutela del possesso. Certo. Quindi il problema non è più la proprietà, il problema è il possesso. Bene Michele, grazie di queste tue chicche, perché sono davvero importanti, perché sono pratiche. Una buona giornata a te. Grazie Angelo, alla prossima. Buon lavoro, ciao. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso la seconda intervista, appunto, all'avvocato Rosario Dolce da parte di Angelo Marzo sul depuratore che non funziona, quindi canone non dovuto a Carini, Capaci e Isola delle Femmine. Ascoltiamolo. Scarica la nostra app Uslo Web Radio per Apple e Android. Buongiorno al collega e amico Rosario Dolce. Buongiorno. Allora, parliamo oggi dei canoni di depurazione. Ne parliamo in particolar modo dalle parti di casa tua, diciamo, fra virgolette. Ma sì, la sentenza è importante per alcuni motivi, per il fatto che ovviamente l'impianto, come in tutta Italia, è gestito da un consorzio, e che di solito i condomini devono versare delle belle somme cospicue annualmente. Che è successo? Allora, succede che purtroppo nella zona del palermitano gli impianti di depurazione non funzionino, sia un problema serio che va al di là del fatto del servizio. Lo dimostra anche, come possiamo immaginare, la vocazione turistica balneare che ha tutta la Sicilia, quindi non solo la provincia di Palermo. In realtà il problema è un problema che riguarda il paese Italia, tant'è vero che abbiamo diverse procedure di infrazione comunitaria che subiamo con somme ingenti che vengono richieste al nostro paese per il mancato adeguamento degli impianti di depurazione, che avrebbero il compito appunto di depurare le acque reflue. Quindi è un problema strutturale, siamo sotto questo aspetto arretrati. Immaginate pure che Palermo, o meglio la regione siciliana, è stata commissariata pure a livello nazionale proprio in ordine alla gestione degli appalti per quanto riguarda le opere di collettamento che devono fare per unire gli agglomerati urbani, e sia quelle poi da investire per potenziare gli impianti di depurazione che sono allocati nelle coste. Quindi è un problema strutturale che ci portiamo da decenni avanti,
E che è un paradosso, perché da una parte riceviamo i fondi strutturali comunitari per riuscire anche a metterci in sesto sotto questo aspetto e quindi colmare questo gap ed evitare l'inquinamento delle coste, e dall'altra parte però subiamo le sanzioni sempre da parte della comunità dell'Unione Europea con cui si censura il fatto che non si riescono ad avviare i progetti, certo, e non si riesce a rimuovere questo inquinamento. Ora, se questa è la congiuntura, se vogliamo, politica del problema che riguarda gli impianti di depurazione delle acque reflue nella regione siciliana, ma non solo, queste riguardano anche, come ho detto poco fa, altre regioni più importanti del nostro paese, è altrettanto vero che poi dal punto di vista giuridico, a partire dal 2008, con una sentenza storica della Corte Costituzionale, si è configurato il canone di depurazione calato all'interno del servizio integrato idrico come una prestazione sinallagmatica. Che vuol dire? Vuol dire che non ha nulla di tributaria l'obbligazione di pagamento per un servizio come quello che viene erogato dagli enti pubblici o parapubblici nell'erogazione dell'acqua, quindi delle utenze idriche che possono essere condominiali o private, ma nell'ambito di un sistema che è volto all'approvvigionamento, alla fognatura, appunto alla depurazione della risorsa idrica, il consumatore, o meglio l'utente finale, è tenuto a versarne le somme che sono richieste da parte dell'ente gestore, a condizione che vengano garantiti questi tipi di servizi. Mm-hmm. Ora, certo. Se mai ciò non fosse, e allora viene meno il diritto al percepimento, perché viene meno una prestazione contrattuale, quindi una sorta di inadempimento contrattuale a cui si può fare e a cui si può contrapporre in sede giudiziale. E l'onere probatorio rispetto al funzionamento in tutto o in parte degli impianti di depurazione non può che gravare nei confronti del soggetto che ne richiede il pagamento per il servizio. Certo. Questo è il dettaglio che è emerso nella causa che tra l'altro ho patrocinato io per un condominio in provincia di Palermo. Mi pare contro la curatela, no? Anche. Sì, perché nel periodo temporale in cui si erano messe in esecuzione delle fatture, durante quel periodo temporale a gestirle era un ente a cui era stato affidato il servizio all'interno delle ASU. Era stato commesso in appalto ad un'azienda che era PS, che è caduto in fallimento in liquidazione, che aveva quindi sta cercando di recuperare tutti i crediti durante questa procedura fallimentare, però nella fattispecie il condominio che io ho assistito, pur riconoscendosi debitore per quanto riguarda le somme che gli sono state imputate a titolo di erogazione del servizio idrico, dall'altra parte ha eccepito la non debenza delle somme che invece venivano richieste in pagamento a titolo di canone di depurazione, che nella fattispecie ammontavano a circa 10.000 euro, non poco. Bene, sotto questo aspetto sì, abbiamo colto nel segno, fortunatamente appunto non essendo stato provato nel corso del processo che l'impianto di depurazione funzionava, nelle more il giudice ha delibato lo stralcio delle spese della pretesa economica dell'assoluto del decreto incentivo, per cui ha revocato il provvedimento monitorio, ha ridotto la pretesa economica di circa 10.000 euro e ha disposto così. Interporranno appello? Non lo sai. Credo che se dovesse succedere ci risentiamo. Per il momento sei sempre attento alle questioni condominiali, davvero bravo Rosario, e grazie soprattutto per una buona giornata a te. Grazie, grazie a voi, grazie Angelo. Uslo Web Radio, la voce
dell'Avvocatura. Ed ora, salutando tutte le colleghe e tutti i colleghi in ascolto e ricordandovi che come ogni giorno alle 14 abbiamo solo 3 minuti, che devo essere sincera è inaspettatamente molto ma molto gradita e tanto ascoltata, noi chiaramente cerchiamo di inviare contributi che possano essere quanto più interessanti possibili e cerchiamo di essere, per così dire, sul pezzo. Dateci i vostri feedback, ricordate che nell'eventualità in cui voleste mandare a vostra volta un video o un vocale contenente magari in 3 minuti un commento chiaramente di carattere giurisprudenziale, noi siamo a vostra totale disposizione. Nel frattempo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata in questo ultimo giovedì di febbraio, peraltro giovedì grasso, e vi lascio con una frase di Gabriel García Márquez: la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda. E come la si ricorda per raccontarla? Ricordare è facile per chi ha memoria, dimenticare è difficile per chi ha cuore. E svegliati, Avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.